Rischiati era abbastanza gioviale come persona, non, e anche a parte la faccenda politica, io posso dire che era un gran bravo uomo. Dopo che c'è avuto la disgrazia del figlio che è morto, e allora è calato un po' come, ma prima invece era una persona che incontrava uno qualunque dello stabilimento, sapeva chi era e le domandava cosa faceva, dove vai? Mi sono trovato guardati con lui e diceva: dove vai? Devo andare a... Se non era giusto, quei tempi lì c'era un po' disciplina abbastanza dura. Io ricordo che ogni reparto aveva una bacheca e nella bacheca veniva segnalato quando c'erano riunioni di questo. Oltretutto poi il guaio, quello che faceva, diciamo un po' ridicolo, facevano le multe quando uno sgarrava e si trovava poi decurtato sulla paga 25, 30, 40, 50 lire. Mi ricordo che mi è rimasta impressa, c'era uno di un reparto che aveva preso una multa e sulla multa attaccata alla bacheca di tutto lo stabilimento c'era scritto lire 50 di multa trovato durante le ore di lavoro a sgranare fagioli. Era una cosa abbastanza ridicola, ma nello stesso tempo diciamo tenevano a tenere tutto a posto. Era stata formata un'unità di emergenza che da adesso praticamente c'è da ridere. Facevano vedere che una bomba quando picchiava doveva, su un pezzo doveva andare di là perché picchiava. Quei tempi lì non c'era, però avevano messo tutti i pompieri, tutti pronti per, e c'era anche, era stato fatto anche un rifugio nella montagna lì vicino, e ci siamo andati qua parecchie volte, perché Ferragna non tanto, c'era una scaramuccia di mitraglia qualche volta, però ad esempio lo stabilimento Montecatini di Bragno era stato bombardato e c'era abbastanza paura di queste cose, perché la Ferragna era passata militarizzata, perché i prodotti sensibili venivano impiegati per il caccia, facevano le fotografie in terra e allora c'era abbastanza possibilità di essere lì e tanta gente quei tempi sono andato a finire. Io mi ricordo un dottore ebreo che ogni tanto veniva quando ero ancora in laboratorio, però, e lui faceva ricerca sul colore della pellicola e si chiamava dottor Bincher. Io mi ricordo che l'ho visto la sera,
poi non l'ho mai più visto, è andato a finire in Germania con la famiglia. Erano tempi piuttosto duri in tempo di guerra. Partivo al mattino alle 7 e arrivavo alla sera, e poi c'era niente, tempo di guerra. Tempo di guerra, il treno si aspettava come le corriere del Far West, arrivava due ore, era già buona l'orario, e lì eravamo messi male. Non parliamo di carrozze, erano tutte tradotte praticamente. Poi c'era quando c'è stata la faccenda, c'era la faccenda dei tedeschi che scortavano i treni. Sarebbe una cosa bella e brutta da raccontare questa. La gente in Val Bormida specialmente, c'era una gran povertà. Poter entrare in una fabbrica come la Ferragna era diciamo una fortuna, perché se uno pensa però che io sono entrato allora guadagnavo 1,43 centesimi, però poi le cose sono cambiate e sono contento di poter ancora, a volte mi viene in mente queste cose, mi viene un po' di nostalgia, malgrado che sia stato un periodo brutto. Che poi, oltre alla fabbrica, che non era poi tanto faticosa, diciamo, non era una fabbrica, diciamo, nella sua posizione si poteva vivere diciamo bene, perché Schiatti, posso dire che c'era tanta volontà di fare bene, in più a quei tempi la fame regnava e mi ricordo che a Natale davano il pacco con gli alimenti, formaggi, era poco, però niente è peggio. E ad esempio io ho dei figli, quando nasceva un figlio, un filmista come lo chiamavano una volta, c'era, io quando ero con Schiatti avevo questo compito di sempre ricomprare, non lasciar mancare, davano un lettino, copertine, poi il corredino per il bambino, adesso non ricordo più tutte queste cose, però era un riconoscimento che piaceva alla gente, mentre altre fabbriche magari non c'era questo regalo, diciamo.